Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi voglio parlare di un profumo di Tom Ford meravigliosamente dolce che mi ha fatto veramente innamorare subito di lui, Velvet Orchid, la versione Lumiere. Come vedete il packaging è esattamente identico a tutta la collezione di Tom Ford che nasce con il Black Orchid. Questa versione qua di Velvet Orchid ho scelto non quella classica, bensì la versione Lumiere. La distinguete, a volte mi chiedono come facciamo a distinguerla, ovviamente dal packaging esterno, però una volta che voi togliete la scatola di carta, l'incisione è esattamente identica. Qua c'è scritto Tom Ford Velvet Orchid. Voi dovete riconoscerlo dalla satinatura, nel senso che questa versione Lumiere è una versione opaca. Vi faccio vedere invece come viene rappresentata la versione Velvet Orchid, però classica. La versione deve essere lucida come questo Black Orchid che ho. Vedete come cambia? Questo è lucido e questo è opaco. Questa quindi è la versione di Velvet Orchid Lumiere. Se trovate il packaging esattamente di questo colore viola, ma con questa tonalità lucida, allora è la versione Velvet classica. Allora, cosa dire di questo profumo? Iper femminile, mielato, rum, spezie, fiori, orchidea nera, è un capolavoro, veramente uno dei miei profumi preferiti in assoluto di Tom Ford. È un profumo veramente strepitoso, grida sesso all'ennesima potenza e ovviamente ha una dolcezza all'interno che equivale al romanticismo più puro. È un orientale floreale, nasce nel 2016 e rispetto alla versione Velvet Orchid normale è molto più floreale, secondo me è molto più portabile, molto più sbarazzino, molto più femminile, anche se anche la versione precedente era perfetta per una donna. Ovviamente è più cipriata, ecco, invece questa edizione Lumiere, lo dice proprio la parola stessa, è più luminosa, floreale e leggera. Come note di testa troviamo il rum, il miele, il mandarino, il bergamotto. Apre con questa dolcezza liquorosa che è una meraviglia ragazzi. È spaziale, come avere un barattolo di miele davanti e un bicchiere di rum, quello invecchiato, quello buono. Il rum ovviamente è un po' spigoloso come odore, essendo alcolico, ma mescolato con il miele dà un'armonia veramente meravigliosa. Come note di cuore finalmente troviamo l'orchidea nera, la rosa e il gelsomino, che devo dirvela, nel senso che l'orchidea prevale su tutti e due i fiori che ho appena citato, soprattutto sulla rosa che è molto delicata rispetto a un'orchidea e ha questa base floreale che, come vi dicevo, differenzia dal suo fratello il Velvet Orchid classico proprio perché è molto molto floreale. Le note di fondo sono molto penetranti, molto profonde, abbiamo la mirra che è dolcissima e molto speziata e muschiata, la vaniglia e il sandalo che è un po' una prerogativa degli Orchid di Tom Ford. Quindi avete questa base e questo fondo che con il miele, con il rum, con il sandano fanno sì che è un profumo davvero portabilissimo in tutte le stagioni, anche in estate lo si può portare tranquillamente, io l'ho portato per le serate estive, ovviamente in inverno è mega galattico e ovviamente deve piacervi sia il miele che il rum che il sandalo perché sono delle sostanze che sono molto molto impegnative da portare, sono anche molto eleganti, molto femminili, nello stesso tempo può essere comunque utilizzato anche da un uomo unisex. La sua durata è pazzesca, forse devo dirvi che tra il Velvet Orchid normale e la versione Lumiere mi sono trovata meglio con la versione Lumiere, il mio voto è un 9 su 10. Il suo sillage è molto buono, nel senso che lasciate questa scia non tanto prepotente come può essere un Black Orchid, ma è una scia che vi fa sentire, nel senso che
si sente che voi ci siete, che avete questa presenza che ha un buon profumo, nello stesso tempo non è invasiva, quindi darei un 8 su 10, ma sono contenta di questo perché ha delle note così prorompenti e così dolci che se fosse troppo stucchevole alla fine stuferebbe, non sarebbe il Velvet Orchid Lumiere che ho scelto. In quelle giornate in cui non sapete cosa indossare come profumazione perché non avete magari voglia, è una giornata di pioggia, non avete particolari voglie di fare delle cose, con questa dolcezza nell'olfatto vi dà la carica, veramente una sferzata di dolcezza pazzesca. Ragazzi, anche per oggi il video è terminato, andate assolutamente a sentire la versione Lumiere di Velvet Orchid perché veramente merita. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video, let's talk about!